Ma guardi, allora, Monfalcone è una città. Monfalcone è una città che accoglie il 22% della popolazione di stranieri che sono occupati per la maggior parte nei cantieri di Monfalcone. In realtà le problematiche che la città affronta sono piuttosto importanti, sono di tipo occupazionale, sono di tipo sanitario. Noi abbiamo centrato la nostra campagna elettorale, come del resto anche gli ultimi 5 anni di opposizione che abbiamo fatto in Consiglio Comunale, peraltro costruttiva, proponendo anche delle soluzioni che mai sono state accettate. E diretta, la nostra campagna elettorale è stata diretta proprio all'affrontare i contenuti, i temi. Noi non ci siamo scollati da lì e la città, che in questo momento è in ginocchio e sta soffrendo, ha risposto con un plebiscito di fatto. Sì, però quindi, io a qualunque candidato chieda, ma voi avete fatto una campagna elettorale che era attinente ai temi oppure no? Tutti mi dicono, certo, attinentissima ai temi. Quali sono i temi? I temi sono in primis un necessario riequilibrio dei rapporti di forza con Fincantieri che è il grande committente dell'economia di Falcone con i cantieri, che esattamente è un'azienda parapubblica, è controllata da Cassa Depositi e Prestiti e nel complesso, diciamo, dei lavoratori che accoglie, i diretti, cioè gli operai che sono i lavoratori assunti, rappresentano una percentuale minimale. Si fa ricorso in maniera spinta, direi, agli appalti e subappalti. E quindi questo è un tema molto sentito nella città, anche perché il riequilibrio dei rapporti di forza è diventata una necessità anche per la vivibilità della città stessa. Ma le dirò che l'altro tema fondamentale è quello sanitario. Noi siamo figli di una riforma che ci ha molto penalizzati. Il territorio isontino, in particolare Monfalcone, ha visto perdere servizi importanti e attualmente c'è ancora qualcosa che sembra ci si voglia, l'amministrazione, diciamo, regionale pensa di poter togliere, ad esempio, come anatomia patologica. E abbiamo rinunciato a un'automedica su un territorio che ha un bacino enorme di pazienti possibili, che per lo più sono anziani.